Allora, quello che ci occorre per realizzare questa ghirlanda è un kit che troverete già sul nostro sito www.merceriamare.it montato in questo modo, all'interno del quale c'è una ghirlanda in compensato, i rametti pretagliati e tutto l'occorrente già tutto pretagliato per realizzare i fiori. Quindi l'unica cosa di cui dovete munirvi oltre al kit è della colla a caldo. Ok, quindi adesso vediamo subito come andare a montarlo. Allora, innanzitutto dovremmo andare a posizionare i vari rametti come vogliamo predisporli. Io li ho predisposti in questo modo e poi andremo a fissarli sulla ghirlanda con la colla a caldo. Dopodiché possiamo andare a realizzare i fiori. Partiamo ad esempio da questo, che è una striscia in questo modo. Dobbiamo andare a mettere un puntino di colla qui all'inizio, lo chiudiamo su se stesso e dopodiché andiamo ad arrotolarlo. Non mettiamo più la colla perché altrimenti i petali restano troppo chiusi e impiastricciati. Quindi andiamo semplicemente a rotolarlo su se stesso. Arrivati qui alla fine, andiamo a bloccare il tutto di nuovo con un puntino di colla a caldo. E questo, dopodiché, lo possiamo aprire, vedete, in questo modo, è diciamo il pistillo che va fissato al centro di questi fiori lurexati. Quindi andiamo a mettere della colla a caldo qui sotto e andiamo a farlo aderire al centro del nostro quadrifoglio in questo modo. E adesso andiamo a mettere un puntino di colla piccolo piccolo qui in modo da fissare i petali che stiano leggermente più chiusi. Quindi andiamo a mettere un puntino proprio per ogni lato, quindi uno qui. Vedete, proprio solo un puntino, e dopodiché andiamo a tirare su il petalo e a farlo aderire perché il quadrifoglio resti un pochettino più chiuso. Poi lo modelliamo e questo è il risultato. Lo stesso procedimento dovrete ripeterlo con l'altro fiore uguale, quindi avete sempre qui la strisciolina del pistillo e la base, sono due fiori che si realizzano esattamente nello stesso modo, quindi dovete andare a realizzare anche l'altro. Per quanto riguarda invece le girelle, ce ne sono tre, due più piccoline, così, e una più grande che resta in questo modo, ma si chiudono tutte nello stesso modo. Quindi adesso vi faccio vedere, poi dopo voi potete realizzare anche le altre. Prendiamo una di queste qui più piccole, andiamo a mettere un puntino di colla qui all'inizio sempre, e dopodiché lo pieghiamo su se stesso e incominciamo ad arrotolare. Una volta arrotolato tutto, qui al fondo mettiamo la colla su questo pezzo centrale. Quindi mettiamo la colla qui, vedete, in questo modo, e dopo andiamo a chiuderlo, che questo ci fa da tappo, e lo andiamo a posizionare e a chiudere in questo modo. Ed ecco che abbiamo realizzato il nostro fiorellino piccolo. Nello stesso modo ne andiamo a realizzare un altro uguale, io adesso lo vado a incollare, e sempre nello stesso modo dobbiamo realizzare quello più grosso. Dopodiché andiamo a fissare i rami alla ghirlanda e incolliamo gli altri fiori. Quindi, come vi dicevo, adesso andiamo a prendere sempre la nostra colla, andiamo a metterne un pochettino qui sul rametto, un pochettino anche qui sulle foglie. E dopodiché andiamo a posizionarlo dove avevamo intenzione
di fissarlo. Stessa cosa lo ripetiamo con l'altro rametto, quindi di nuovo mettiamo la colla. E andiamo a posizionarlo e stessa cosa ripetiamo ancora con le foglie, quindi anche con le foglie andiamo a mettere un pochettino di colla e poi la andiamo a fissare e stessa cosa con l'altra, di nuovo colla. E fissiamo. Voilà, a questo punto non ci resta che andare a incollare i nostri fiori. Quindi parto da questo qui, abbondante colla a caldo qui sotto, e vado a posizionarlo qui. Questa è la composizione che vado a realizzare e quindi così è come andrò a finire di incollare i restanti fiori. Dopodiché possiamo solo più fare l'appendino, quindi leghiamo il nastrino che troverete sempre all'interno del kit e la nostra ghirlanda natalizia è realizzata. Spero che il progetto vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti se provate a realizzarla sul gruppo di Facebook Mari le amiche uncinettine, aspettiamo le vostre foto e io vi mando un bacione. E vi ringrazio per avermi seguito anche oggi, iscrivetevi al canale se vi fa piacere continuare a seguire di questi tutorial. Ciao!